Mi chiamo Alessandra, ho 22 anni, vengo da Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, e mi sono laureata in Lingue per le Relazioni Internazionali e sono iscritta alla magistrale di Politiche Europee e Internazionali. Ho deciso di partire per il Middle East Community Program perché fin da piccola ho sempre un po' avuto il mito del Medio Oriente, l'ho sempre un po' visto come un luogo molto magico, molto affascinante. E poi l'università offriva questa opportunità e quindi ho pensato di coglierla al volo. Allora, se dovessi descrivere la Palestina con tre parole, direi sicuramente magica, confusa e coloratissima. Confusa perché prima di partire uno conosce un po' la situazione a grandi linee, l'ha studiata, però con il programma si viene a conoscenza di realtà che in Italia noi non immaginiamo neanche. Si parlano con tantissime persone diverse, dal frate francescano al soldato israeliano al professore palestinese, e ognuno porta la propria narrativa ed è bello costruirsi alla fine una propria narrativa personale che mette in discussione i preconcetti che uno aveva prima di partire. Il programma è molto serrato, nel senso che ci sono vari incontri con esperti del territorio o con persone locali e si fanno diverse field trip in tantissime zone che fanno sia parte di Israele che dei territori palestinesi. In particolare siamo stati a Gerusalemme, Gerico, Hebron addirittura, poi abbiamo visto tutta la parte nord, Nazareth, Haifa e Tel Aviv, e quindi si vedono tantissime cose, tantissime realtà diverse, tantissimi siti archeologici anche, ed è tutto ovviamente spiegato da persone locali, guide, professori, insomma. Allora, da questa esperienza ho sicuramente imparato a non avere pregiudizi, a mettermi in discussione, a mettere in discussione le mie idee e ad avere soprattutto un pensiero critico verso quello che si studia quotidianamente in università. Ho imparato anche io stessa a mettermi in gioco, a decidere di partire per una meta così inusuale. Insomma, non è una scelta da tutti i giorni e ho trovato un po' di coraggio. Allora, tutte le persone indecise se partire oppure no per un programma estivo o un qualunque tipo di programma di scambio, consiglierei assolutamente sì, di partire, di lanciarsi, di buttarsi, di lasciare tutte le paure a casa, perché le cose che si imparano, che si acquisiscono dall'esperienza all'estero, è qualcosa che Milano o comunque gli ambienti di casa non possono dare. Si capisce solo quando si fa un'esperienza all'estero molto forte. In Palestina, per salutarsi, si dice Ma'assalama, che letteralmente vuol dire con pace, nel senso io ti auguro di andare con pace, quindi è un bellissimo augurio per salutarsi.